Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Valentino Procopio, associazione F Collective di Catanzaro. Valentina, sei una delle fotografe che riusciranno a documentare il borgo di Cleto in maniera unica, più unica. Il tema ce l'hanno rivelato poco fa. Tu cosa pensi di, dove pensi di puntare il tuo occhio? Questa è una bella domanda, grazie. Allora, io di matrice ti posso parlare delle mie esperienze. Quando lavoro sui progetti fotografici, in questo caso mi piace sempre documentarmi, visto che il tema, come hai detto tu, sarà sul risveglio. Allora posso dirti come cercherò di muovermi io. Sicuramente inizierò dall'etimologia della parola stessa, il significato che ha, il senso, e poi piano piano svilupperò. Mi piace muovermi appunto nei campi un po' più della simbologia. Proverò ad andare in quella via, ecco. Poi non diciamo tanto perché ancora devo metabolizzare. Adesso ti do io un input. Mentre voi stavate discutendo, parlando di risvegli, a me è venuta l'idea dell'alba. Cioè, immaginare l'alba su Cleto, l'alba sul castello. Però non voglio né suggerire né assolutamente mettere in bocca, no, influenzare assolutamente. Però cosa ti spinge, diciamo, a fotografare? Qual è l'input che ti dà e l'emozione che ti dà a fotografare? Belle domande semplici che mi stai facendo. Esatto, perché viviamo? Diciamo che io ho iniziato per necessità, nel senso che mi sono approcciata alla fotografia perché volevo un attimino conoscere me stessa, sempre perché parto dall'idea che conoscere se stessi ci dà il modo di conoscere il mondo e l'altro. Quindi sì, questa è una domanda grossa, impegnativa. Adesso sta scappando. Comunque ti dico semplicemente una cosa: dal taglio di capelli e dallo sguardo mi ricorda molto il film Amélie. Non so se l'hai mai visto. Capito, apri un po' una porta aperta. Sì, certo, è stato uno dei miei film preferiti, perché appunto film sono così tanti. Assolutamente sì. Appunto, come dico sempre, sono tanti i riferimenti che abbiamo, sia filmici sia fotografici, e posso dirti che non ne ho un unico, cioè ho più un ventaglio di persone o comunque cose che mi portano poi a riflettere su come muovermi, sempre in questo, appunto, il risveglio, come hai detto tu prima, l'alba. È vero, è stata una delle prime immagini che ho visualizzato, perché quando tu pensi a un risveglio pensi a un qualcosa di fisico inizialmente, però cercheremo di andare oltre l'immagine. Valentina, dove ti si può trovare? Perché Valentina Procopio, associazione F Collective di Catanzaro, immagino che avrai dei lavori pubblicati o su Facebook o comunque su qualche pagina. Dove ti possiamo trovare? Sì, ossia le pagine Facebook, Instagram e anche il sito www.valentinaprocopio.it. Perfetto, allora buon fotocunti e ci vediamo allora in questi 3 giorni di immersione nel borgo di Cleto. Crepi, grazie!